Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera il telegiornale lo apriamo con un appuntamento, un appuntamento che si terrà a Fano nei prossimi giorni, dove farà tappa un gioco a quiz, Do You Psico. Un gioco, un quizzone con domande e risposte al tabellone, proprio come i migliori quiz preserali dei canali nazionali. È questa la formula scelta dall'Ordine degli Psicologi delle Marche per avvicinare la popolazione della regione alla psicologia e alla figura dello psicologo come professionista di riferimento in tanti frangenti della vita di ognuno di noi. A Fano fa tappa Do You Psico, un quiz per divertirsi e conoscersi meglio. Questa è l'iniziativa dell'Ordine per promuovere il benessere psicologico e patrocinata dal Comune di Fano, che è stata presentata questa mattina in Comune. Delle occasioni per scambiare con la comunità locale dei momenti di informazione corretta che permetta di entrare nel merito di quello che può essere anche la psicologia come strumento a disposizione dei cittadini. La prevenzione è fondamentale e per questo cercheremo di lavorare insieme ai nuovi vertici dell'area vasta 1 e con la sanità anche regionale. Questo è uno dei principali obiettivi per me come assessorato. E di questo sto parlando con la Giunta. Uscire dalle segrete stanze dell'Ordine e stare in mezzo alla gente, è questo lo scopo della serata di giovedì 20 al Lido di Fano, in una delle 5 tappe di questo tour regionale che nasce da un weekend appositamente studiato per l'alluvione che colpì Senigallia. Un gioco divertente per tutta la famiglia. Consiste sulla falsa riga praticamente dei giochi che tanto si vedono in televisione, tipo il quizzone, quindi ci sono dei telecomandi per premere la risposta giusta, eccetera, eccetera, a tema psicologico. La serata non sarà solo tema psicologico, ci saranno anche domande di cultura generale per mischiare un pochino le carte, però a tema psicologico e benessere psicologico. Quindi dalla propria postazione tutti quelli che vorranno partecipare potranno rispondere alle domande del tabellone, vedere subito se hanno risposto giusto o sbagliato e vedere alla fine delle manche chi vince, e chi vince avrà un premio. Con lo spettacolare gioco della Ita si è conclusa ieri ad Urbino la 34esima edizione della Festa del Duca. Nonostante un tempo atmosferico avverso, anche per questa 34esima edizione, la Festa del Duca ha visto il suo successo nella partecipazione della città di Urbino e da parte dell'ARS Urbino Ducale, che è riuscita a valorizzare e a far rivivere l'atmosfera e la storia gloriosa del Monte Feltro, approfondendo fonti storiche, usi e tradizioni rinascimentali, affascinando ancora una volta il grande pubblico che non si è fatto intimorire dal maltempo. E la rievocazione storica della consegna dell'alta carica inglese dell'Ordine della Giarrettiera al Duca Federico ha potuto affascinare ed entusiasmare i convenuti con i scenografici e spettacolari cortei in costume e le ricostruzioni delle botteghe e dei mercati rinascimentali. Il clou della manifestazione è stato, come negli anni scorsi, la sfida della Ita, che ha visto il trionfo della squadra popolana guidata da Mastro Andrea della Foggiola e che ha difeso la bandiera color giallo in una competizione agguerrita e che ha infuocato gli animi degli spettatori, circa 3.000 che gremivano gli spalti. Siamo ancora a metà del primo tempo, a metà del primo tempo. Stop! Stop! E allora è servito il richiamo 19-12 per i gialli. Riparte all'attacco furioso il capitano di tutti, Ipici Atleti. Quello che vince è lo spettacolo, e allora un applauso meritato. Altri tornei hanno animato la manifestazione e calamitato l'attenzione delle migliaia di spettatori giunti da tutta Italia, come il tiro con l'arco, che ha celebrato il trionfo nuovamente e per il terzo anno consecutivo della Valbona al torneo della Cortigiania di Arcieri, mentre la gara intitolata a Marco Risi vede trionfare Simona Cacciatore.
E adesso parliamo della Moretta di Fano, un mix di liquori che uniti al caffè formano la bevanda tipica di Fano. Buonissima da gustare a fine pasto, per essere però la vera Moretta fanese, alla fine della preparazione deve avere i famosi tre strati, di cui l'ultimo è quello della schiuma, la schiuma del caffè espresso. Allora, nel prossimo servizio vediamo come si prepara appunto la Moretta di Fano. Simona Zonghetti. È amata dai fanesi. Molto amata. E ne andiamo anche fieri. Ne parliamo anche fuori dalla città, proprio perché è un prodotto che contraddistingue, diciamo, la fanesità. E la beve spesso? La bevo quasi tutti i giorni, anche d'estate, che uno dice è un prodotto che va preso d'inverno perché è caldo, invece è buono anche d'estate e aiuta anche nella digestione. È la tipica bevanda dei marinai di Fano, nata dalla tradizione di scaldarsi nelle giornate di altura ed è conosciuta come Moretta fanese. Si tratta di una correzione del caffè espresso realizzato con miscela di anice, rum e brandy, ma variabile a seconda delle ricette personali. È un'ottima bevanda nella città di Fano, preferita da molti a semplice caffè tradizionale. La sua preparazione prevede 2 cucchiaini di zucchero, scorza di limone e liquore. La gente vuole vedere sempre la famosa divisione, altrimenti dice che non è buona, e quello è il fattore, lo fa lo zucchero, quindi se uno la vuole senza zucchero, questa separazione non c'è. Un mix che bisogna poi scaldare finché lo zucchero non è completamente fuso, solo allora la differente densità rispetto al caffè permetterà che quest'ultimo formi i 3 famosi strati. È richiesta anche dai turisti questa nostra tipicità fanese? Sì, guardi, io anche la sera ho diversi clienti stranieri, alcuni non è la prima volta che vengono a Fano, quindi un po' la conoscono, diciamo tedeschi, olandesi, ho anche un bel gruppo di svedesi che vengono tutte le sere. A loro piace molto, sì. Ogni volta che ripartono portano via 3-4 bottiglie, chi a Stoccolma, chi in Germania, dai. Il terzo strato è la schiuma tipica del caffè espresso e per avere la consistenza della Moretta perfetta è necessario che le 3 parti che ne compongono il corpo finale non si mescolino finché a farlo non sarà un cucchiaino. La Moretta è buona, è buonissima. Quindi le piace, ma di dov'è? Sono di Ravenna. Sì. Passa le sue vacanze qua a Fano? No, oggi sono di passaggio, però di solito vengo per starci un po'. E quindi quando riesce, insomma, beve anche Moretta? Ah sì, volentieri, perché è molto buona. Al mattino le capita di bere una Moretta o preferisce un cappuccino? No, solo cappuccini. Quindi non le piace? No. Nel 2004 fu organizzata in piazza 20 settembre una gara sulla preparazione della Moretta, alla quale parteciparono oltre 20 esercenti e Roberto Bacchiocchi riuscì a sbaragliare tutta la concorrenza. Le varie giurie, insomma, hanno scelto la nostra Moretta come miglior Moretta di Fano, abbiamo avuto questo riconoscimento, quindi diciamo campioni del mondo di Moretta. Ancora in atto, perché la gara poi non si è più ripetuta, quindi dai. Siete vincitori in carica. Siamo ancora i vincitori in carica, dai, va bene. E dalla Moretta al profumo del brodetto, quello che si può sentire alla data di Expo di Urbino, che oggi, da oggi fino al 19 di agosto, si può gustare appunto cibo marinaro all'ombra dei Torricini. Nella struttura creata dalla Regione Marche per aprire una porta sul territorio al turismo che transita dall'Expo di Milano, è possibile gustare il brodetto tradizionale fanese e altre specialità di pesce come crostini di mare con pesce casereccio, tagliolini all'astice, paccheri brodettati, porchetta di tonno e baccalà ubriaco, un'anteprima della 13ª edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce che si terrà a Fano dal 10 al 13 settembre con 5 cooking show e altre sorprese. Cambiamo argomento. In occasione del 71esimo anniversario della liberazione dall'occupazione nazifascista, Mondolfo, domani martedì 18 agosto, si terrà una cerimonia nel Parco delle Rimembranze alle ore 21:15. La serata prevede la lettura di alcune pagine di storia da parte di Alessandro Berluti, scrittore di storia locale. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. È stato l'ungherese Peter
Prozazka ad aggiudicarsi il quarto festival internazionale di scacchi che si è disputato a Fano e al quale hanno preso parte 100 giocatori provenienti da tutta Europa e dal Kazakistan. A completare il podio 2015 il maestro internazionale, il polacco Daniel Sadzikowski, e il nuovo astro nascente italiano, il 16enne Francesco Rambaldi, che per la sua fascia d'età è tra i primi 5 al mondo. Tra i giocatori locali è andato bene anche Alessandro Cirelli, vincitore del torneo B, e Jacopo Serafini con Elia Ferretti, rispettivamente terzo e quinto nel torneo C. Giovedì scorso si è svolta la prima edizione della passeggiata naturalistica a Monte Marino, un evento nato da un'idea della Proloco di Monbaroccio con la partecipazione del gruppo Giovani. La passeggiata ha preso il via alle 18.30 dal Casale Spadoni, preceduta da una breve introduzione del presidente Bartocetti e dai saluti del Corpo Forestale dello Stato. Siamo nella settimana ancora delle ferie, dunque un TG un po' più ridotto. Grazie per averci seguito. Ci vediamo domani. Arrivederci.